fargli vedere come realizzare queste orecchie. In questo caso io prendo due cotoni, li ho comprati da Tiger, e ora inserisci queste perline che hanno, diciamo, quasi lo stesso colore. Come cosa ovviamente faccio prima il nodino, in modo tale che le palline comunque non escono poi nel filato. Diciamo, ne faccio anche due perché comunque non voglio che scappi. E dopodiché vogliamo mettere ovviamente poi alla fine le perline. Io inizierò un po' a lavorare diciamo, davanti le perline. Faremo 3 catenelle, anche 4 se magari la prima è molto sottile. E praticamente poi alla fine andiamo a prendere il filo di dietro la pallina e fare una maglia bassissima o comunque una maglia bassa, dipende un po' dal vostro filato. E dopodiché facciamo di nuovo altre 3 perline, altre catenelle e così via, insomma. È uno schema che io ho trovato su internet per fare un bracciale, che io però ho adattato per fare questo paio di orecchini, che trovo comunque che sia un'idea molto molto carina, perché comunque rende un effetto molto particolare e si può utilizzare o con perline più uguali. Io vi consiglio sempre comunque queste qua che sono abbastanza visibili, perché con quelle più piccole non viene molto bene, quindi ve lo sconsiglio. E oppure anche magari facendo una perlina più grande, una più piccola, dipende un po' dal vostro effetto che volete darci. E un'altra cosa che vi consiglio è sicuramente di farne almeno 3 perline, perché se ne fate solo di due, l'effetto comunque anche qui non viene lo stesso, viene un po' male, quindi state un po' attenti a questa cosa. E diciamo che questo metodo è un po' simile anche a quei bracciali che si vedono fatti un po' ad onda, penso nello stesso per appunto degli orecchini. Quindi può essere che magari ne farò poi anche di quella versione. Sicuramente non vi farei il video, ma potete vederlo magari appunto nella pagina Instagram per chi mi segue lì e quindi comunque appunto come sanno chi mi segue appunto li vendo. Quindi niente, insomma, è una cosa molto semplice da fare che ci si impegna anche poco, che appunto è molto veloce come creazione. Ovviamente si fa con centro entrambi i lati e alla fine faccio ovviamente uno dei nodini per essere sicura che ovviamente la creazione non si rovini. E poi vado semplicemente a tagliare e a metterci due anellini, perché in questo mio caso anche un appunto deve venire comunque tutto e ne metto uno per appunto centellino e due per invece il oddio non mi ricordo mai il nome, diciamo qualcosa insomma, che metti appunto dentro l'orecchio. Mi spiace, non mi ricordo mai il nome, quindi non posso dare un nome tecnico. E io trovo anche che sia ideale per chi appunto ha quei perni che hanno anche aggiunto diciamo, un cerchietto. Ecco, qui in questo mio caso è rimasto un po' di filo che non potevo tagliare, quindi l'ho un po' arrotolato intorno appunto all'uncinetto, diciamo, così non esce fuori, insomma. Qua appunto vi sto facendo vedere come vado a mettere il primo cerchietto con il ciondolino. In questo caso io ho usato questo ciondolino a forma di uccellino o quel che può essere e lo trovo molto carino e comunque anche molto estivo, quindi ce lo vedevo bene, anche se forse ci stava ancora di più se magari il filato era solo tipo giallo, però ho voluto evitare il giallo che è un colore che comunque a me non piace molto, ecco, quindi non lo uso molto spesso. Ovviamente sono personalizzabili, quindi così appunto ripeto, le voglio magari comprare appunto per chiesta, ecco. Invece per chi si
semplicemente li vuole fare, li fa con il ghiaccio, ovviamente dipende anche da 100.000 che si hanno. E niente, mi scuso sempre se magari non sono molto presente, ma ho ancora problemi con il fatto che c'è stato questo blocco a trovare i vari materiali che mi servono per nuove idee. E sto sempre lavorando sul video della mia cameretta, sul restauro che sto facendo, quindi a breve dovrebbe uscire questo video, spero più presto possibile. E niente, quindi appunto presto vedete magari dei video un po' più frequenti, ecco. E niente, qui appunto allargo l'ultimo cerchietto in modo che vado a metterci quello che stavo dicendo prima, insomma. E è divertente perché appunto volendo si può usare anche un film. In questo mio caso che ho usato dei filati si possono fare uno e uno, però in questo caso che sono dei filati si possono usare soltanto, insomma, usarli insieme. Questo è il risultato finale, che spero che vi sia piaciuto questo video. Se è così commentate, mettete mi piace, se volete condividete anche. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!